che in un mondo complicato, molto più complicato di quello di 50 anni fa, abbiamo bisogno di stare assieme. Noi abbiamo una casa pulita, che è una casa dove tutti si possono trovare, dove non c'è discriminazione, ma insieme noi possiamo veramente avere un ruolo in un'economia che cambia. Dopodiché noi lo faremo lo stesso questo percorso, ma ci piacerebbe. Noi, ognuno di noi è innamorato di una sigla, ma noi siamo innamorati della nostra professione che è l'autotrasporto. Passione, professionalità, solitudine, cooperazione, imprevisti. Il viaggio di uno è il viaggio di tutti. Siamo sempre stati così, zingari di strada, noi autisti! Mille viaggi, una storia. Un film che racconta da vicino il mondo dei camionisti. Viaggio, trasporto, consegna. È il cerchio magico che si chiude ad ogni ritorno a casa e fa sentire meno soli. Già nel lontano 1963, il settore opera una scelta associativa per salvaguardare la qualità della professione. E sarà un evento storico. Migliaia di autotrasportatori partecipano a Montecatini al primo congresso nazionale. Per avere un'idea dei problemi che interessano questa categoria, basta pensare che in Italia il 72% di tutti i trasporti merci è effettuato su strada. Oltre 200.000 autocarri, alle dipendenze di 150.000 aziende, trasportano tutto. Dal panettone all'uranio 235, come è avvenuto ad Ispra per la prima volta in Europa. L'autotrasporto dà lavoro ad oltre 500.000 persone. Per risolvere i numerosi problemi della categoria è stata fondata una organizzazione apolitica unitaria. Mio nonno faceva i trasporti con i cavalli, mio padre i primi camion. Io ho cominciato a lavorare col camion a 18 anni e piano piano siamo cresciuti, siamo arrivati a questo punto qui. Mio padre ha incominciato negli anni 70, quando questo lavoro qua era, al di là che era remunerativo, anche era riconosciuto in questo paese e probabilmente anche sostenuto. Oggi purtroppo tutto questo non avviene, noi oggi non siamo in un paese dove non esistono regole e dove non è permesso continuare a vivere di solo trasporto. Io faccio questo lavoro da circa 4 anni e mezzo. È dura, è una vita dura, ma finita la mia giornata, dopo le 9-10 ore di guida, siccome mio marito è un negriero, ho anche tutto il resto da fare, devo gestire anche l'amministrazione. Ormai la nostra attività è lacrime e sangue, o si uniscono le forze o si chiude. Bisogna reagire, altrimenti si chiude. Ma noi ci crediamo, abbiamo aperto la nuova filiale 2 anni e mezzo fa. Comunque in Italia funziona sempre così, quando si è disperati vengono fuori le migliori idee. Il viaggio continua, come sempre. Sulle autostrade si transita, nei paesi si consegna. Il racconto è appena iniziato e lo scriveremo insieme. Le vostre storie con le vostre voci. Verso Montecatini, per i primi 50 anni fa. Mille viaggi, una storia. L'Italia avanza quando noi giriamo.